Ancora qui rimandano tutto dopo 2 anni di penitenza, non si capisce ancora per bene il nostro futuro. Non si preannuncia un Natale più sereno, anche se si intravede una prospettiva per i lavoratori dell'ex Ocean di San Nicola Melfi. Ci sarebbe infatti un nuovo soggetto imprenditoriale che dall'inizio del 2022 potrebbe subentrare nel capannone dell'area industriale del Vulture. È quanto annunciato oggi da Margherita al tavolo convocato in prefettura con azienda, consorzio, CISA, regione, sindacati e sindaci di Melfi e Lavello. La maggioranza dei dipendenti dovrebbe essere assorbita dal nuovo soggetto e per i restanti ci sarebbero incentivi all'esodo. La platea nell'insieme, l'impegno che è stato anticipato dai rappresentanti di Margherita. Sappiamo però che il datore di lavoro è quello delle cooperative di Cisa e per un riassorbimento per la gran parte. In questo momento sono 99 i lavoratori da riassorbire. D'altra parte desta preoccupazione il riserbo sul nome dell'azienda che dovrebbe lavorare sempre nel campo della logistica e occupare circa 35.000 metri quadri del capannone, quindi circa il 70%, dando vita a un grande centro di distribuzione per il Sud Italia. E soprattutto da più parte arriva l'invito ad accelerare sulla liquidazione della cassa integrazione non pagata da mesi e a definire i dettagli sull'inquadramento futuro degli operai. C'è infatti un bando regionale sul sito con dei vincoli. Nel bando è prevista la ricollocazione di almeno il 60% dei lavoratori. Se insieme si terranno le cose, probabilmente una via d'uscita si trova. Crediamo che sia arrivato il momento di dire basta ai rinvii, serve una soluzione imminente e la Basilicata non si può permettere di perdere neanche un posto di lavoro. È in progetto adesso con la nuova, col nuovo decreto un rinvio della cassa integrazione per altri 3 mesi fino al 31 marzo.